primo momento, neanche per quella che è la mia esperienza, ci si rende conto che si sta subendo qualcosa. Quando si comincia a capire che le situazioni sono un po' più estreme, ti rendi conto che da sola non ce la puoi fare. I carabinieri perché stanno lavorando molto su questo? Proprio perché abbiamo capito che tante donne si stanno chiudendo in se stesse e stanno subendo tanti danni, sia fisici che mentali. Ed è un peccato perché abbiamo possibilità di aiutarle. Chiusa a chiave in una stanza, trovandomi immobile su una sedia e lui che mi blocca le mani, non posso fare finta che non è stato molto pesante, molto. Ma è possibile che nessuno si sia accorto che questa vittima subiva violenza? Chi si può accorgere se una donna subisce violenza, se non i vicini di casa, i familiari, gli amici? Non è semplice reagire subito perché il senso di colpa è la vergogna che si prova per aver pensato di aver avuto un comportamento sbagliato, ti impedisce di reagire. Non si deve avere vergogna di niente. La maggior parte delle donne che arrivano presso questo servizio sono sempre molto, molto provate. Nel momento in cui una donna subisce una violenza, ti cancella come donna. Hanno livelli di autostima bassissimi. Non hai più stima di te, non hai niente. Praticamente sei un corpo e soltanto un corpo. Molto caute, circospette, ma vogliono soprattutto essere, diciamo, ascoltate e comprese. La tua anima, la tua sicurezza, tu come persona non esisti più. Non si è soli, perché molte volte si pensa che è quella, che si è soli, ma non si è soli. Quindi non stiamo in una società chiusa, non è una società troglodita, noi siamo in una società di sviluppo culturale. Rinunciare non significa vendicarsi, ma aiutare te a essere protetta e a proteggere anche gli altri. I centri antiviolenza e sono nati proprio perché c'è un gruppo di donne che hanno subito le stesse o comunque simili violenze e tra di loro sono coese, si aiutano. Nel momento in cui ti succede queste cose, dici no, non ce la faccio a superare, non ce la faccio ad andare avanti. Sì, ce la facciamo, perché la forza si trova in noi. Siamo donne, siamo fatte forti e ce la facciamo. E possiamo andare avanti e possiamo superare queste cose. Sì, non è facile, però si può.